Allora, quando facevo reality, no? Sempre contavo questa canzone tutto il giorno. E allora, quando sono tornato, normalmente dovevo uscire con un altro pezzo. Mi sono detto, sì, questo pezzo mi veniva così nel cuore, in un momento così difficile, così pesante. Allora, vuoi dire che è un segno? Allora mi sono detto, dai, lo porto avanti e usciamo con questo pezzo. Anche penso con un pezzo francese, ma che tutto il mondo conosce. Però così ti dà la possibilità di essere capito anche da diverse persone. Anche se tu canti in francese. Un omaggio a Edith Piaf. Edith Piaf è una grande, fantastica. Guardavo su YouTube proprio l'ultima volta che sua video, mamma mia, è una cosa incredibile, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E Ti è piaciuto il pezzo a te? assolutamente, mi è piaciuto tantissimo. Questo è importante, che No, l'ho trovato molto moderno, l'ho trovato carino, fresco, leggero, no? Cioè non così troppo drammatico. E volevo sapere appunto come ti è venuto proprio, cioè perché una rivisitazione così, perché questo ritmo, perché... Perché penso che per fare capire un po' queste vecchie canzoni per le giovani, non ho bisogno di rinnovarle, perché comunque fanno parte della cultura del mondo. Non dobbiamo dimenticare questi artisti fantastici. E dando un po' una sfumatura nuova, permettiamo a questi artisti di continuare a vivere comunque, e che le giovani si ricordano dell'Avion Rose e vanno magari a cercare, dico, guarda Edith Piaf, è lei che l'ho cantato, è una bella cosa. Allora, adesso un piccolo momento pubblicità, scusami, ci vuole. Quindi, per chi vorrebbe riascoltare ancora, ancora, ancora la canzone, dov'è che la si può trovare? Allora, si può trovare su iTunes questi giorni e sulle più grandi siti di vendita di dischi nel mondo. Allora, cliccate iTunes, Guillaume Buffon, La Vie en Rose e ci siete. Ok, quindi, cioè, questa bella voce bisogna... Stai, non so, stai già... Stai già Sì, pensando a sì, sì. qualcos'altro? Ho già approssimativamente 7-8 pezzi, quasi un album già fatto, perché io canto da tanto anni e scrivo da tanto anni. Allora ho già 7-8 pezzi, proviamo di fare 3 pezzi originali quest'estate, usciamo con un album da 13-14 pezzi belli. Tutti belli, farò anche qualcosa in italiano Oh, sicuramente. addirittura? Qualche anticipazione? Altre rivisitazioni? Recitazione? Altre rivisitazioni di canzoni? So, onestamente io mi piace l'originale, mi piace scrivere qualcosa di nuovo. Questo era veramente per permettermi di entrare un po' nel cuore della gente cantando in francese, perché io adoro cantare in francese. Beh, quindi allora ci rivedremo presto per ascoltare gli altri. Prestissimo, adesso sono un fan di voi, allora vi chiamo sempre. Benissimo, dai, ti bacio. Grazie, grazie. Ciao.